La domanda che abbiamo preparato per Giacomo è una domanda molto generale, che sta dietro il concetto di città nella globalizzazione e nel cambiamento d'epoca, e che sta dentro l'idea dell'evoluzione o della crisi della democrazia, che secondo il magistero di Papa Bergoglio è proprio uno degli elementi del cambiamento d'epoca, no? Cioè, lui non ha paura di dire che la democrazia è in crisi. E quindi noi proviamo a chiedere questo a Giacomo: se il governo delle città è il futuro, diciamo, della democrazia, o il punto di ripartenza, o il punto su cui si andrà a cadere, perché magari l'enfasi, per esempio, che il Presidente nazionale metteva sul tema della Repubblica, potrà subire nella globalizzazione, nell'Europa, nel conflitto tra città e provincia, nelle faglie enormi che si stanno aprendo dentro l'Occidente e non solo dentro l'Occidente, magari un paradigma che deve essere rideclinato, magari non con i confini e l'idea di nazione che abbiamo avuto negli ultimi 150 anni. I cambiamenti stanno travolgendo la nostra epoca. E noi vogliamo provare, non dico a comprenderli tutti e neanche a prefigurarli o ad avere un'analisi organica, perché è tutto molto difficile, però quantomeno a non chiudere gli occhi e a non guardare al futuro con lo specchietto retrovisore. Non è facile. Si parte dall'esperienza e dallo studio. Padre Giacomo l'abbiamo individuato, a parte l'amicizia personale, la stima, anche proprio per le sue prerogative. È il direttore di una delle più importanti riviste di studio sociale di questo paese e di questo continente, dentro un network europeo di riviste gesuitiche, che è la verità, perché quando poi fanno i loro incontri dei network delle riviste gesuitiche dovreste andarci voi per capire com'è il livello. Una volta mi ci sono capitato in mezzo, mi sono sentito peggio del mio esame di laurea, diciamo, per cui cioè molto bene ma molto inadeguato, diciamo. E quindi ha queste competenze, ha questo sguardo, ha uno sguardo anche molto, ha un'esperienza anche molto concreta, va in giro per l'Italia sempre a parlare a pubblici molto differenti, e quindi pensavamo potesse essere, come dire, un interlocutore per noi privilegiato per dare questo calcio d'inizio. Quindi la domanda è il titolo. Su questa prima domanda c'è un ragionamento un po' più spesso, e poi dopo vediamo come continuare, come arrivare alle 7 di sera con un po' di leggerezza e un po' di coinvolgimento di tutti noi qui.